Catanzaro non discrimina, benvenuti a tutte e a tutti a questa manifestazione dal titolo Stop Discriminazione. Basta a tutte le forme di discriminazione, alla violenza fisica e verbale, al bullismo, alla disparità. L'hashtag Catanzaro non discrimina lo abbiamo coniato solo 3 settimane fa. Catanzaro non discrimina, la manifestazione in piazza Prefettura a tutela dei diritti della comunità LGBT, ma una manifestazione anche per chiedere l'approvazione senza modifiche del DDL Zan. Allora, ha un senso specifico qui a Catanzaro per i recentissimi casi di cronaca che hanno visto vittima un membro della comunità e ieri purtroppo hanno visto il suicidio di un ragazzo a Torino che aveva origini calabresi, ma al di là del fatto di essere a Catanzaro in questo momento per questo motivo specifico, è importante in questo momento riempire le piazze di tutta Italia per rivendicare l'approvazione di una legge che non è una legge a favore delle persone omosessuali, ma è una legge di civiltà che questo paese deve approvare, perché tutto all'Occidente se n'è già dotato e perché questo paese l'ha già approvata alla Camera e deve semplicemente approvarla al Senato senza fare false corse verso una soluzione di compromesso che non è nelle cose, perché questa legge rappresenta fin da principio una soluzione di compromesso, e un ulteriore compromesso non sarebbe un compromesso ma sarebbe la cancellazione da questa legge delle persone trans, che sono fra l'altro il pezzo più colpito di questa comunità. Questa cosa è inaccettabile e quindi quel compromesso, se lo possono tenere, meglio niente che una soluzione di questo genere. Sta parlando del DDL Zan. Chiaramente sto parlando del DDL Zan, che appunto contrasta i fenomeni di omofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, ma anche i fenomeni di sessismo e di abilismo, perché quei fenomeni nascono nello stesso terreno culturale. E quando dico terreno culturale uso un termine elegante, perché il termine proprio sarebbe un altro. Una manifestazione a tutela di tutto il mondo LGBT e per l'approvazione del DDL Zan qui a Catanzaro. Io ritengo che sia necessario che la nostra comunità, soprattutto alla luce dell'atto vandalico che ha riguardato, è omofobo, che ha riguardato il nostro concittadino Davide Sgro, che la comunità si riunisse intorno a lui per testimoniare che Catanzaro non discrimina. Ci sono responsabilità istituzionali e politiche? Io ritengo che ci siano delle gravissime responsabilità politiche, perché purtroppo questo tipo di reazioni sono anche frutto di determinate politiche che hanno portato all'odio, che hanno portato all'istigazione all'odio, soprattutto rispetto a determinate categorie, e questo non è accettabile. Quindi le responsabilità politiche ci sono sotto gli occhi di tutti, e sarebbe il caso che finalmente questa cosa si potesse affrontare liberi, scevri da ogni catenaccio ideologico, perché è una battaglia di civiltà. Thomas, anche tu hai ricevuto degli insulti e delle minacce. Sei qui a manifestare affinché venga tutelata la comunità. I diritti non solo miei, del mio ragazzo, ma di tutti e di tutta la comunità LGBT. Perché è giusto che sia così, è giusto comunque far valere i propri diritti e far sentire che appunto esistiamo, perché è un diritto sacrosanto essere liberi di esprimersi proprio come si è. Ognuno di noi penso che sia che la mattina si sciacqua la faccia, esca di casa e possa vivere una giornata bellissima e non tornare a casa con frocio, ricchioni in continuazione. Anche a me, come Davide, ho ricevuto minacce di morte, ti butto nell'acido. Violenze verbali pesanti, anche aggressioni omofobe, appunto sotto la porta di casa mia. Mi hanno rigato la macchina, hanno buttato delle bottiglie contro il vetro e mi hanno comunque non solo rovinato la macchina, ma anche creato uno sconforto personale, appunto. Oggi, grazie a questa manifestazione, hai più coraggio?
Sì, assolutamente. Io non mi sono mai nascosto, anzi, mi sono dichiarato alla mia famiglia all'età di 15 anni e mezzo. Prima mi nascondevo soltanto perché non riuscivo ad accettare me stesso. Poi ho capito che comunque quello ero io e non c'è nulla, anzi, non c'è nulla di sbagliato. Anzi, bisogna proprio essere se stessi e far capire anche ad altre persone che è giusto che sia così e di accettarsi per quello che sono. Catanzaro non discrimina. Davide Sgro, a seguito anche della vicenda che ti ha direttamente interessata, nasce questa manifestazione. Un grido, il tuo, che è stato accolto da tante persone. Sì, essere qui per me è veramente emozionante, sono veramente felice che la città di Catanzaro abbia risposto con questa manifestazione, sono veramente emozionato, sono sincero. Il DDL Zan è un DDL tanto dibattuto, tu sei stato a discuterne anche nelle TV nazionali, quanto è importante l'approvazione? L'approvazione secondo me è importantissima, io sono pro DDL Zan al 100%. Quando si parla di DDL Zan in genere si associano anche adozioni che non sono citate nel DDL. Tu in questa città non ti senti discriminato? Allora, io purtroppo devo dire ancora oggi, nonostante ci sia questa manifestazione, io mi sento ancora tutt'oggi discriminato, sempre. Anche un semplice insulto a me ferisce, ma ferisce a chiunque, perché sentirsi dire, non so se si può dire, ricchione, è veramente una parola forte, associata ad altre parole, inviti al suicidio, inviti alla morte. Sono cose abbastanza pesanti. A proposito di suicidio, un ragazzo di soli 18 anni di origine calabrese si è suicidato perché ha ricevuto degli insulti in quanto omosessuale. Quando ho colto questa notizia mi sono sentito veramente male, perché io ci penso sempre a queste cose, ci pensavo in passato. Quindi sentire una cosa del genere mi ha veramente colpito, anche perché questo ragazzo è un ragazzo che io conosco, era un ragazzo molto sensibile, che purtroppo quando tu sei vittima di queste cose va a finire così. Questo ragazzo era molto sensibile e hanno colpito la sua sensibilità, insomma. Ragazze, siete qui a dire che siamo umani. Sì, questo è l'augurio che diciamo vogliamo diffondere, perché in quest'ultimo periodo quello che si sta perdendo di più è proprio il senso di appartenenza al genere umano. Più che costruire ponti si stanno ergendo muri, e quindi diciamo che li vogliamo cercare di abbattere il più presto possibile, perché non ce ne può. A Catanzaro questa discriminazione c'è o no? Tu che sei giovanissima. C'è ed è anche molto presente. Conosco persone che fanno parte della comunità LGBT e vivono nella costante paura di comunicare ed esternare questa loro caratteristica, che è soltanto una delle tante sfumature della personalità. Abbiamo visto l'esempio del ragazzo a cui è stato scritto sulla macchina frogio, gay, o la ragazza che è stata picchiata a Valle Fiorita perché stava parlando con la fidanzata. E quindi non vogliamo più vivere immersi nella paura e nel timore di mostrare chi siamo.